Siamo al 14° International Rose Seminar a Pavia con il professor Michele Calvi. Professore, in un recente libro Carlo Ratti evidenziava come in questo mondo moderno il team di progettazione non dovrebbe più prevedere solo uno strutturista e un progettista architettonico, ma dovrebbe andare oltre. Quindi il team dovrebbe anche considerare altri fattori, e dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Cosa ne pensa di questa affermazione? Premesso che non conosco questa affermazione nello specifico che viene citata, mi sembra non condivisibile, ovvia, ed è quello che normalmente si fa anche nel mondo della sismica e nel mondo delle catastrofi naturali. Quando si escludesse la valutazione di quelli che sono i danni, le perdite, e così via, si perderebbe la parte più significativa. Poi non parliamo degli aspetti di comunicazione, di rapporti con le parti, diciamo così, legali, giurisdizionali e così via. Quindi è evidente che quando si lavora nell'ambito della riduzione del rischio di catastrofi naturali, le competenze sono a spettro molto ampio. Allora, questa affermazione trova poi una sua realizzazione nella realtà italiana? È così o è un divenire? Ma nella realtà italiana io non so bene che cosa potrei dire che trova realizzazione o no. Di certo trova realizzazione nel nostro sistema formativo, tanto che esiste un solo programma di dottorato che poi si articola in curricula che riguardano l'ingegneria sismica, l'engineering seismology, riguardano il risk and emergency management, riguardano gli aspetti appunto legali, riguardano ora anche gli effetti, quindi dall'origine della causa del terremoto, del tsunami, della catastrofe, all'effetto sulle strutture, alla perdita in ambiente, in aria, in falde, all'inquinamento, agli effetti sull'uomo, agli effetti sull'ambiente, quindi alle perdite e quindi anche alle decisioni circa gli investimenti. Questo non dovrebbe trovare però anche una contestualizzazione nel mondo universitario, ovvero le nostre facoltà arricchirsi di, chiamiamola, di general educational, di comunicazione più generale dei nostri ingegneri, che non riguarda quindi solo i principi di progettazione strutturale? Io credo che nelle università le competenze ci sarebbero anche per fare queste cose, poi bisogna vedere come vengono organizzate, bisogna anche vedere qual è la recettività degli studenti. Quanto più l'ambito è un ambito relativamente ristretto, tanto più il teatro deve essere il mondo. Uno studente che parla solo italiano e che vuole andare a lavorare a non più di 50 km da casa, in queste cose qua non ha proprio niente da fare. Quindi io credo che nel mondo delle università ci debba essere spazio per queste cose, non necessariamente in un modo uniforme, diffuso e capillare in 80 università italiane. Sullo spunto di diverse sue lezioni, finalmente ha preso il via anche in Italia una riflessione sul tema della classificazione sismica degli edifici. È stata anche costituita una commissione dal governo, una commissione di cui lei fa parte. Può dirci qualcosa di più su questo argomento? Questa commissione sta lavorando. Il mio pensiero è che una classificazione sismica degli edifici debba essere basata proprio su quanto dicevamo prima, cioè sulle perdite attese medie annue, perché in fin dei conti la perdita attesa media annua è quello che una società di assicurazione dovrebbe prendere come base di quello che dovrebbe far pagare come premio. Se al nome società di assicurazione sostituiamo quello che vogliamo, incluso in Italia l'assicuratore ultimo che è lo Stato, la convenienza di intervenire su un edificio o meno è essenzialmente legato al fatto che ci sia da qualche parte un punto di pareggio fra l'investimento per la riduzione delle perdite attese rispetto alle perdite attese. Questo è un qualche cosa che è già noto nel mondo scientifico mondiale, che è una lingua molto strana in questo paese, e quindi si sta facendo qualche fatica ad arrivare a una determinazione che possa essere condivisa. In ogni caso, sempre il mio punto di vista è che una classificazione di questo tipo possa trovare forti analogie con le classificazioni che si utilizzano dal punto di vista energetico. L'anno scorso ho fatto un lavoro su questo tema per la Banca Mondiale, che voleva cercare di capire se fosse più conveniente in generale investire sulla riduzione dei consumi energetici o sulla riduzione dell'attesa di perdite da un punto di vista sismico.
la risposta non c'è, nel senso che gli ordini di grandezza sono gli stessi e quindi dipende dal contesto, dipende da quanto un edificio è costruito bene o male o da quanto un edificio perde in termini energetici. La differenza fondamentale, le differenze fondamentali fra questi due ambiti sono essenzialmente due. Una è legata al fatto che in ambito energetico quella che ho chiamato perdita, che in realtà è un costo, oscilla attorno a un valore pressoché costante, nel senso che le variazioni sono dovute solo alle variazioni termiche stagionali, mentre nel caso dell'evento sismico la perdita attesa è una funzione con dei forti picchi, perché è zero quando, per anni quando non c'è un evento, e poi può avere un forte picco, e quindi parlare di media è un po' diverso. L'altra differenza è legata al fatto che dal punto di vista del ritorno in termini di convenienza dell'investimento, quando qualcuno investe per ridurre i consumi energetici ne ha un vantaggio diretto e personale dall'anno successivo. Quando uno investe per ridurre le perdite medie annue attese, potrebbe darsi che il beneficio vada a suo figlio se erediterà lui l'edificio o a qualcun altro che l'ha comprato. Quindi è evidente che dal punto di vista sismico c'è molta più convenienza di investimento da parte dello Stato, che può quindi investire su grande base geografica e su grande base temporale, e che in fondo è quello che veramente ha un rendimento diretto. Quindi io credo che provvedimenti di parziale defiscalizzazione di interventi di questo tipo possano costituire un saggio tipo di provvedimenti da parte dello Stato. Dopo qui però subentra un altro problema, che nel momento in cui io introduco dei criteri di incentivazione e spingo per un miglioramento sismico degli edifici, subentra poi un problema di come intervenire. Secondo lei il professionista italiano ha gli strumenti e la capacità di capire come intervenire anche sugli edifici esistenti, e in particolare non quelli più recenti dove hai un progetto, ma quelli dove magari non hai nulla se non vedere l'edificio con i tuoi occhi? Ci sono i professionisti italiani capaci di farlo, ci sono quelli che non sono capaci di farlo, che possono studiare e cercare di diventare capaci di farlo. Grazie professore.